Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo webinar sul ruolo dell'andrologo che lo trovo una cosa interessante, soprattutto per la prevenzione dell'infertilità maschile, perché naturalmente, vista la più che drastica diminuzione degli spermatozoi nel plasma seminale negli ultimi anni, bisognerebbe accendere un faro più che una luce sulla condizione, della prevenzione andrologica. E anche perché l'andrologo, nonostante siamo nel 2021, resta sempre più o meno questo sconosciuto. In ogni caso, il ruolo dell'andrologo nel territorio è fondamentale, anche perché coinvolgere i medici di medicina generale ad oggi alla ricerca di fattori di rischio o di individuazione di patologie clinicamente ancora non evidenti in età precoce, naturalmente è fondamentale perché quando sono perduranti nel tempo possono poi, ahimè, determinare alterazioni irreversibili nel maschio, anche perché oggi non si fa più la visita militare, che almeno un minimo di condizione di puntualizzazione l'avrebbe data, ma soprattutto io vedo che nonostante i tempi, come dire, fare una visita andrologica è sempre una cosa vissuta non proprio serenamente dai maschi e invece dovrebbe essere il viceversa, chiaramente. Allora bisognerà lavorare molto nel sottolineare la necessità della prevenzione dell'infertilità. Allora, passerei la parola a Emilio Italiano e Edoardo Pescatori che modereranno questa sessione, pregandoli di invitare alla presentazione i vari relatori. Solo in linea generale, lo dico alle persone che stanno ascoltando, le eventuali domande possono farle con la funzione R oppure il Q&A sul pulsante in basso a destra e saranno naturalmente fatte e discusse al termine delle relazioni dei relatori. Allora do la parola ai colleghi moderatori Emilio Italiano e Edoardo Pescatori. Buon pomeriggio a tutti, grazie Egidio, un piacere sempre partecipare a questi webinar che dovrebbero avere un interesse maggiore. Purtroppo vedo soltanto 5 spettatori, così un poco come nel precedente webinar. Coinvolgere il medico di medicina generale deve rappresentare, è la prima relazione di Domenico Canale, verterà esattamente su questo, deve coinvolgere già le coppie infertili a permettere di approcciarsi alla figura dell'andrologo. Quindi il medico di medicina generale va assolutamente coinvolto e sono molto interessato a sentire cosa Domenico ci racconterà. Se Edoardo vuol dire qualcosa, oppure Domenico può cominciare la sua relazione. Quindi dicevo, non dovrei ringraziare del tutto i colleghi che mi hanno dato questo compito perché cioè, non è così facile parlare del coinvolgimento dei medici di base e io piuttosto che fare discorsi teorici vi farò vedere qual è stata la nostra esperienza qui in Toscana ormai da tante, come vedrete, da svariati anni, diciamo così. Il tutto iniziò appunto alcuni anni fa. Quando un gruppo di noi, appunto di andrologi toscani, fra cui appunto io stesso, il Maggi di Firenze, Paolo Turchi e il Papini fondamentalmente, decidemmo di fare qualche cosa appunto per coinvolgere, per portare un po' avanti l'andrologia in Toscana, quindi come avete detto tutti, con scusate, si vede la parte qui che è coperta dal vostro, io non la vedo, la parte qui dove c'è l'ovocito dello spermatozoo che è coperto dai vostri volti, qui a destra dello schermo. Voi lo vedete completamente lo schermo, perché io vedo voi invece che mi coprite. Sì, lo vediamo, Ah, voi dottore, lo lo vedete vediamo. completamente. Sì, Scusate, se vuole ok, posso perfetto. usare le sue webcam, No. se le danno noia. Infatti mi danno noi, effettivamente. Ah, le posso spostare giù, Esatto, le può per trascinare da un lato.
Le posso trascinare? Ah, perfetto, benissimo, scusate. Ok, benissimo. Ecco, come vedete, quindi stiamo parlando del 2009. Allora decidemmo di fondare questo gruppo ANTOS, Andrologi Toscani, e abbiamo fatto questa prima conferenza con la regione, tutti i personaggi della regione, presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, Panti, altre universitarie e compagnia bella, in cui si affrontava appunto il ruolo, come vedete, il ruolo dell'andrologo nell'applicazione della legge, la 40 famosa del 2004. E fu molto interessante perché per la prima volta parteciparono anche tutti i direttori generali della regione, insomma, eccetera, eccetera. Quindi portavamo finalmente le nostre opinioni, diciamo, nelle istituzioni, chiamiamolo così, ed era seguita e preceduta da una serie di incontri appunto in regione, proprio per sollecitare un'azione in questo senso. Al termine di dopo questa riunione che dicevamo qualche tempo dopo, vedete che gli andrologi toscani, lasciate stare il fatto che qui si parlava di struttura dell'SSN, però chiedevamo appunto ai funzionari della regione di, come vedete, i punti A, B e C, fornire pari opportunità, indagini cliniche e cura rispetto alla componente femminile, che come tutti noi sappiamo è sempre stata privilegiata, migliorare l'applicazione della legge ottimizzando queste possibilità procreative della coppia, migliorare l'approccio clinico andrologico uniformando i metodi di valutazione, in particolare riguardo a quello seminologico e intervento clinico. E quindi che cosa proponevamo? Uno, il controllo di qualità nel laboratorio di seminologia. Vi dico subito che questa è stata l'unica cosa che è andata in porto. Cioè, effettivamente, a quell'epoca, e continua ancora, è partito il controllo di qualità nel laboratorio di seminologia, che fra i vari obiettivi è un po' all'atre di quello di cui parliamo oggi, chiaramente, perché oggi parliamo del ruolo dell'andrologo, però chiaramente tutti noi sappiamo quanto sia importante un laboratorio di seminologia che abbia un controllo di qualità. Quindi questa è una cosa che riuscimmo a fare, che ancora esiste e che è stata portata in porto, diciamo così. L'altro punto era la visita andrologica all'inizio dell'itere della coppia infertile, e quindi, come vedete, l'applicazione, la legge, insomma, concetti che conoscete tutti, richiede gradualità, intervento, bla bla bla. E quindi chiediamo l'obbligatorietà della visione andrologica con l'istituzione di ambulatori territoriali di andrologia. E quindi qui già c'è un primo punto, diciamo, importante. Un altro punto, che così non irritiamo i colleghi ginecologi dei programmi PMA, e che quello sottolineato, la visita condotta tardivamente viene quasi sempre a costituire un'interferenza in un programma IPMA già avviato. Quindi secondo punto che chiedevamo con fermezza, che ci fossero degli ambulatori territoriali di andrologia con questi scopi che non sto a dirvi, ma che avete già detto e che potete immaginare. Il terzo punto era l'applicazione dei protocolli diagnostici definitivi e condivisi, un approccio standardizzato in tutti i centri pubblici o privati della regione toscana. Questa cosa non era rimasta la lettera morta. Io, appunto, Paolo, Mario e il Papini, insomma, ci siamo dati, ci eravamo divisi i compiti per cercare di fare la famosa cartella andrologica standardizzata, eccetera. Ci siamo fatti un mazzo così, come si suol dire, però è rimasta, vi dico subito, lettera morta. Quindi questo che vedete qui semplificato in 3-4 slides è un lavoro di un paio d'anni, ecco, di riunioni continue in regione, ci si è fatto il solco, come si suol dire, quindi non cose banali. E tenete presente, ve lo dico pure, che non eravamo tre giovincelli, tra virgolette, tre ragazzini, ma responsabile dell'andrologia di Cisanello, di quella di Careggi, di quella di Arezzo, il Turchi di Prato, eccetera. Quindi, insomma, avevamo anche un certa, diciamo pure, autorevolezza in ambito regionale, tant'è vero che le riunioni le abbiamo sempre fatte in regione, con i direttori generali e compagnia bella, eccetera. Però purtroppo questa parte, diciamo così, non è venuta, non è andata in porto. Allora loro stessi e noi si disse, ma però si parla di prevenzione. La prevenzione chiaramente non la fai a 40 anni, la deve fare il pediatra. Abbiamo avuto questa illuminazione sulla strada di Damasco. Quindi che cosa proponiamo? Proponiamo lo screening andrologico nell'ambito dei bilanci di salute, che io non avevo la più pallida idea di che cosa fosse, credo
che voi forse non lo sappiate, cosa sono i bilanci di salute. Il bilancio di salute è quella specie di visita, chiamiamola così, che i pediatri di libera scelta, quelli che abbiamo avuto tutti noi per i nostri figli, eccetera, devono compilare in determinate fasi dello sviluppo del bambino, quindi per esempio verificare se è obeso, verificare... insomma, non li so nemmeno tutti quanti. Noi davamo per scontato, per esempio, che il pediatra dovesse visitare i testicoli del bambino, ma questo in Italia non è così. Quindi se tu gli dici deve visitare, come noi cercavamo di fare, e ve lo dico qui, no? Chiedevamo una visita andrologica programmata da parte del pediatra di libera scelta nell'ambito del bilancio di salute. Quindi con l'inserimento dello screening andrologico nei bilanci di salute, con la visita dei genitali, eccetera, eccetera. Quindi chiedevamo delle cose banali, come vedete, ispezione e palpazione della regione mammaria, ispezione dello scroto e rilievo della posizione e volume dei testicoli, che si dotasse un orchidometro di Prater, valutazione dei funicoli per i varicocele, eccetera, eccetera. E questo poteva essere fatto senza particolari strumenti, e secondo noi poteva essere fatta in due tappe, una preadolescenziale a 10 anni e una a 14-16 anni. Anche qui riunioni su riunioni col presidente dei pediatri toscani e quant'altro, sempre con i soliti direttori megagalattici del funzionario, eccetera, eccetera. Però che cosa, il bilancio di salute che cosa comporta? Soldi. Cioè il pediatra per visitare i testicoli del bambino voleva soldi, e quindi la regione in quella fase lì, avete visto, si parla di 10 anni fa, quindi epoca dei tagli, eccetera, non di seguire quella attuale, disse: ma scordatevelo, già ne prendete tanti, figuriamoci se vi si danno dei soldi in più per fare visitare i testicoli dei bambini. Questa fu la risposta, e lì ancora una volta ci siamo arenati, nonostante, come avete visto, tutto un lavoro che c'è ancora una volta dietro queste cose qui. Questa era la scheda che avevamo preparato per i pediatri, quindi bastava che loro se la mettessero in studio, avessero questa scheda banale, semplice, che poi potesse essere riportata appunto agli andrologi del territorio, quello che era, e quindi che, o quantomeno che potesse essere data anche al ragazzo poi per il suo futuro. Quindi ancora una volta veramente poteva essere fatta prevenzione, poteva essere seguito un cammino di sviluppo, eccetera, eccetera, che tutti quanti noi sappiamo quanto sia importante. Però purtroppo la cosa non è andata avanti. E allora andiamo all'età successiva. C'è una legge della PMA che indica che appunto l'andrologo ha da esistere, diciamo così, che il maschio deve essere seguito, buttiamoci lì, cerchiamo di ottenere un miglioramento in questo percorso. Anche una volta riunioni su riunioni, e vedete che anche qui viene addirittura un pubblicato, un documento ufficiale della regione toscana e del Consiglio Sanitario Regionale, quindi l'organo come quello che viene ora tutti i giorni in TV per parlare del Covid, insomma, quello regionale toscano è la stessa storia dell'Istituto Superiore di Sanità, diciamo quello nazionale, quindi quello locale, quindi è una posizione molto autorevole. Okay? Prepariamo anche qui questo documento, e questo che vedete qui allegato non è una cosa di Antos, ma è proprio, fa parte proprio di una delibera della regione toscana, quindi ha un valore piuttosto grosso, e quindi ha altrettanto valore, come vedete, il fatto dell'ultime 3-4 righe che lì che vi ho evidenziato, vedete che gli andrologi del sistema, viene riconosciuto un ruolo degli andrologi del sistema toscano che segnalano in regione, questo viene messo nero su bianco, ripeto, che vogliono, che ci sono dei problemi in merito alla loro utilizzazione nell'ambito, ad esempio, dell'ite diagnostico delle coppie infertili oppure della PMA. Quindi viene recepito questo, viene recepito che vi è un ruolo fondamentale di informazione e formazione, che viene diffusa la cultura andrologica. Questo è il proseguo di quello allegato lì, quindi fa parte della delibera della regione toscana. Viene scritto nero su bianco che c'è un ruolo dell'andrologo nell'itere della coppia infertile. Quindi è necessario potenziare e migliorare il percorso, eccetera, eccetera. E vedete che vengono posti due punti molto rilevanti, quelli che dicevate anche voi poc'anzi. Quello preventivo, quindi a fine di individuare precocemente patologie che possono comportare infertilità.
Quindi, e qui viene fuori un altro punto importante su cui richiamo la vostra attenzione, l'intervento dell'andrologo dovrebbe essere previsto nelle strutture consultoriali e nelle altre realtà con carattere informazione e prevenzione. Tenete a mente questo punto. E poi il diagnostico terapeutico è quindi uno preventivo, consultorio, il diagnostico terapeutico, la figura andrologica all'interno dei centri di PMA con un ruolo ufficiale nella valutazione dell'iter della coppia infertile. Quindi, ritorno un attimo qui indietro, questo è stato una, secondo me, secondo tutti noi, un grande successo, aver ottenuto questa cosa qui e aver ottenuto anche questa indicazione e, che secondo me è veramente fondamentale. Cioè questo ed era andata avanti, ognuno di noi poi nelle proprie realtà locali aveva cercato di portarla avanti. Io mi ricordo i colloqui anche poi col direttore dell'ASL, diciamo, di Pisa, che quindi avevamo proprio addirittura individuato sul territorio dove poter fare questi consultori. Per esempio si è detto, vabbè, uno deve servire a Pisa Nord, uno deve servire a Pisa Sud, uno lo mettiamo nella zona vicina a Livorno, eccetera, eccetera. Quindi si erano proprio identificate delle strutture dove poter fare tipo 2 ore settimanali, 3 ore settimanali all'interno dei consultori questa tipo di attività insieme a quella che svolge il ginecologo, eccetera. E la cosa non è finita lì, appunto. Questo poi era un'elaborazione di quelle che garba fare al Maggi con tutti questi movimenti. Comunque dice semplicemente che va bene, occorre una rete di medici di medicina generale che soprattutto, ecco questo tenetelo presente, soprattutto loro possono fare intercettazione del bisogno, diciamo, una prevenzione primaria, ma proprio primaria, intervento terapeutico sui fattori di rischio, sì, però vedete poi il punto successivo, che è quello che io ritengo veramente importante, su cui si può coinvolgere, sto in via ai consultori, se e quando necessario. Poi, a livello di consultore, chiaramente, invece, ci può essere lo psicologo, ci può essere il ginecologo, ci può essere l'andrologo, il medico di medicina generale fondamentalmente fa l'inviante, però anche lì dovrebbe essere a conoscenza di quello che poi fa la coppia all'interno di questo percorso qua. Questo è un altro punto fondamentale. Quindi questi percorsi, vedete, e anche quello successivo dove ci sono la rete dei centri di PMA di primo e di secondo livello, vedete che le frecce vanno in ambo le direzioni. Cioè questo è un altro dei punti che abbiamo sempre sottolineato e che penso sia molto importante. Ci deve essere un feedback reciproco tra medici e medicina generale, come vedete, consultori, con tutte le figure che lavorano all'interno di queste strutture, e i centri di PMA, sia di primo che di secondo livello, dove qui compare anche l'embriologo, vedete, eccetera. Quindi è un lavoro che, vedete, deve essere armonico. E questo io penso che sia l'unico sistema, giusto, per concludere un attimo questo percorso qui, su cui noi possiamo lavorare. Cioè le nostre singole figure di professionisti, probabilmente, che sia pubblico o privato, sì, anche perché siamo pochi, diciamoci la verità, non è che ci siano tutti questi andrologi diffusi sul territorio. Quindi secondo me l'idea, non soltanto secondo me, l'idea di sfruttare questi consultori può essere un sistema per, come dire, per aprire un poco, come si diceva un tempo, aprire un poco questa scatola del Parlamento, si diceva all'epoca, ma insomma, comunque diciamo per forzare la mano e cercare di dare una risposta. E questo sono invece, in questi quaderni del Ministero della Salute, diciamo i motivi per cui poi è importante a fare questo tipo di attività. Come abbiamo visto che a primo posto anche qui c'è la prevenzione, quindi avvisi a ginecologi e andrologi sul territorio in età precoce, nelle scuole, abbiamo già detto che qui, perché nelle scuole? Perché poi i pediatri, ripeto, a noi ci sono andati in domo, come si dice in Toscana, quindi è chiaro che bisogna trovare degli altri canali. I medici di medicina generale in questo momento ti dicono che sono oberati da 2000 cose e quindi siamo lì. Quindi questa prevenzione bisogna trovare un sistema diverso. Nelle scuole, se ci fosse un medico effettivamente anche lì che va a fare delle ore, o lo psicologo che intercetta quantomeno un bisogno, potrebbe essere importante. L'informazione
sappiamo tutti quanto hanno sia importanti i fattori di rischio per l'infertilità, la formazione. E qui si ritorna al discorso che non ce la dobbiamo dire tra di noi. Un webinar come questo andrebbe aperto appunto a tutti gli operatori dei consultori, ai ginecologi di base, in teoria anche ai medici di base, anche se, ripeto, la vedo un po' complicata. Io vi posso dire che ho fatto delle lezioni con 1000, non mi ricordo quanto diavolo erano, ma insomma quelle obbligatorie, quindi ci devono venire per forza tutti i medici di base della provincia di Pisa sull'ipogonadismo o tematiche di questo genere qui, io poi non ho visto nessun feedback reale, vabbè sì, sappiamo, sanno che esistiamo, queste cose qui, che c'è l'ospedale che può fare queste cose, però poi che ci sia stato un aumento dell'attenzione verso le tematiche andrologiche, io in tutta sincerità vi dico che non l'ho riscontrata. Comunque di sicuro il lavoro di formazione è un lavoro da fare. Quello che vi ho già detto, la cooperazione nel senso di condivisione delle scelte, qui chiaramente andiamo un po' più avanti, andiamo sulla parte fertilità, e la condivisione ancora una volta della tipologia di intervento, i riconoscimenti di più livelli, eccetera, eccetera. Li potete leggere voi tranquillamente, però insomma quello che penso sia importante, quindi ripeto, il coinvolgere il medico di medicina generale, purtroppo per mia esperienza la vedo piuttosto dura. Bisogna trovare delle strutture. Noi avevamo individuato questa dei consultori, chiaramente dipende anche dalle regioni. Ora ci dovrebbe essere questa nuova struttura territoriale in cui c'è la medicina di gruppo, per esempio. È chiaro che già il singolo medico di base è un paio di mani, un gruppo di medici di base che si appoggia in uno studio comune, che ha l'ecografista, che ha lo psicologo, che hanno altre strutture come è previsto dalla legge, ma anche questo che si verifica in pochissime aree, per quanto ne sappia io, già potrebbe essere diverso. Allora un confronto lo puoi fare, però, ripeto, una situazione consultoriale che poi è un ambito neutro, tra virgolette, potrebbe essere un'idea da sviluppare con costi anche limitati, perché poi andare a fare un paio di ore di attività ambulatoriale sul territorio, girando anche quelli dei più giovani, eccetera, potrebbe essere anche lì una soluzione. È chiaro che il fatto che questo salti, lo sappiamo benissimo, significa appena io ho un problema vado al centro PMA, e questo è un grossissimo problema, lo sappiamo tutti quanti, per noi androgi, ma per la coppia di per sé, che bypassa qualunque passaggio intermedio, eccetera, eccetera. Quindi questa è la mia visione, diciamo, dell'argomento. Non so se sono stato in linea con quanto mi era stato richiesto, spero di sì, e sono aperto a domande e considerazioni. Grazie. Grazie mille Domenico, le considerazioni e le domande le avremo alla fine. Il lavoro che hai svolto insieme con gli amici toscani è un lavoro egregio, il lavoro in particolare anche il controllo di qualità sul liquido seminale è un pilastro, è qualcosa di fondamentale che voi avete e che tuttora costituisce uno dei punti per cui la Toscana è un po' un faro di riferimento su molte altre regioni, su obiettivi a cui tendere e cercare di perseguire. Quindi davvero grazie del tuo lavoro, sapendo anche negli anni, avendo seguito anche negli anni quello che avete fatto. Avremo poi occasione in sede di domande di approfondire alcuni degli aspetti che ci hai trattato. Adesso invece ho il piacere di introdurre l'amico Paolo Rossi, che ci parlerà delle terapie mediche dell'andrologo. Paolo è un andrologo di scuola pisana del famoso professor Menchini Fabris, che è un po' stato il faro dell'andrologia in Italia, e quindi da tale maestro ci aspettiamo anche una egregia lettura, come sicuramente Paolo ci farà. Quindi sono in ansiosa attesa di sentire quello che Paolo ci dirà. A te Paolo. Allora, io ringrazio Edoardo, ringrazio i moderatori, ringrazio il Presidente che mi hanno dato questa opportunità, e ho piacere di condividere questi dati con voi e
spero che siano, diciamo, degni di tale presentazione. Ora attivo il video. Allora, mi sentite e mi vedete, spero. Sì, perfetto. Benissimo. Allora, la terapia medica dell'infertilità maschile, mi devo collegare a quanto ha detto l'amico e collega Domenico, deve vertere soprattutto sulla prevenzione, perché l'andrologo è compresso fra un calo della fertilità ubiquitario di tutti i paesi industrializzati e anche di quelli in via di sviluppo ed un aumento dell'aspettativa di vita, per cui il matrimonio e quindi l'età del concepimento viene rimandato nel tempo e nello spazio. L'età media dell'uomo che si sottopone a visita andrologica per infertilità è 36-38 anni, quindi abbastanza avanzata. Scopo dell'andrologo, quindi, è quello di attivare una prevenzione, se possibile primaria, ma ahimè più frequentemente secondaria. La prevenzione secondaria è trattamento già della patologia, mentre sarebbe più corretto e più giusto, anche in linea a quanto ci ha detto l'aspetto del medico sul territorio, di identificare e rimuovere le condizioni interferenti. Questa sarebbe veramente la prevenzione primaria. Questa prevenzione primaria dovrebbe avvenire a vari livelli, cioè le varie condizioni interferenti dovrebbero essere identificate e rimosse a livello ambientale. E questo più che è quello che sta facendo anche il dottor Mantano, cercando di agire sull'ambiente e di rimuovere i tossici ambientali. Agire a livello lavorativo, sicuramente alcune sostanze agiscono da endocrine disruptor, ma soprattutto dovremmo anche valutare che alcune sostanze, non volendo tossiche, possono essere anche delle terapie mediche che noi diamo, come la chemioterapia, la radioterapia, o addirittura potrebbe avere un ruolo interferente anche la terapia con i calci antagonisti, che sarebbero addirittura forse in grado di interferire con la capacitazione. Una buona anamnesi dovrebbe anche indagare le sostanze ricreative, che frequentemente vengono assunte senza dirci nulla, o almeno bisogna indagare in maniera, diciamo, abbastanza insistente. Ad esempio la cannabis, che viene assunta in maniera abbastanza leggera, senza pensare a particolari controindicazioni, in grado sicuramente di interferire con la morfologia, la motilità e la capacitazione degli spermatozoi. Quindi, quando una coppia si sottopone alla fecondazione assistita, bisognerebbe cercare di indagare anche a questo aspetto e, ove possibile, proibirlo. Un'altra condizione interessante è la parotite. Il virus della parotite è in grado di dare l'orchite parotitica. E quindi, siccome il serbatoio è l'uomo, la vaccinazione avrebbe sicuramente un significato. Fino ad oggi è volontaria, dall'anno scorso, cioè volontaria, obbligatoria. In quest'anno si sta discutendo se renderla facoltativa. E quindi è sicuramente potenzialmente un danno. Quindi dovremmo insistere in quanto andrologi perché venisse mantenuta la vaccinazione della parotite. Un altro dato interessante è sempre in ambito virale come il virus del papilloma umano, che è molto diffuso, possa interferire con la fertilità maschile. E quindi, siccome è un virus ubiquitario, addirittura forse la più diffusa malattia trasmissione sessuale, potremmo calcolare che quasi 40 uomini su 1000 si infettano per mese di HPV. Ed è in grado di raggiungere anche il liquido seminale e i testicoli e interferire con la fertilità. La buona notizia è che quasi la metà degli uomini tendenzialmente guariscono spontaneamente. Però bisognerebbe forse pensare di vaccinare con il vaccino che viene utilizzato normalmente nelle donne anche gli uomini, ovvero se quando un uomo ha avuto delle lesioni evidenti o quando lui è un partner di una donna con ripetuta positività all'HPV. Quindi questo potrebbe essere già un'azione efficace di prevenzione. In realtà l'attività dell'andrologo è stata, come dire, messa in discussione
dall'avvento della ICSI, quindi da 20-30 anni che si discute sul ruolo dell'andrologo e delle terapie andrologiche che possa avere. Però è anche vero che già da 20 anni sappiamo che le percentuali di successo della fecondazione assistita dipendono fortemente dall'età della partner, che non è modificabile, ma possono dipendere anche dalla qualità del liquido seminale. E in questo senso l'intervento andrologico è sicuramente importante, nell'ottica di fornire la migliore qualità possibile per la fecondazione assistita. A questo punto la terapia andrologica sarà medica-chirurgica. La chirurgica la cito, ma non ne discuto perché sarà argomento del collega. Mentre la terapia medica anticamente veniva suddivisa in ormonale, non ormonale, e veniva ipotizzato il ruolo dell'omeopatia. Per quanto mi riguarda, lo cito per valore storico, però non esistono ad oggi cure omeopatiche efficaci per l'infertilità. Per quanto riguarda la terapia medica ormonale, sempre classicamente venivano distinti i disordini ipotalami ipofisari, le cause autoimmune, gli iatrogeni, eccetera. In realtà, forse più modernamente, dovremmo pensare che la terapia medica ha probabilmente una via finale comune, cioè a prescindere dalle condizioni iniziali, la via finale comune è la frammentazione del DNA dello spermatozoo, che può avvenire a causa di varicocele, a causa di infezione delle vie seminali, delle ghiandole endocrine, o anche in caso di ipogonadismo, o condizioni come anche l'età avanzata, o l'esposizione ai tossici. Comunque tutte queste condizioni eterogenee, probabilmente tramite un aumento dei radicali liberi dell'ossigeno, riescono a modificare e a danneggiare il DNA degli spermatozoi. E questo danno apparentemente si trasmette anche alla discendenza. Quindi non è solamente in grado di ridurre in acuto la fertilità, ma potrebbe dare danni anche alla discendenza. In effetti, gli spermatozoi sono molto sensibili alla perossidazione, anche perché hanno poco citosol e quindi limitata capacità antiossidante. Addirittura si può immaginare che radicali liberi dell'ossigeno siano in grado di provocare dei lipoperossidi, e questi lipoperossidi a loro volta sarebbero in grado di riperossidare le membrane spermatozoali, fino addirittura arrivare al DNA e a provocare dei danni alle basi del DNA. E questi danni ipoteticamente sono trasmissibili alla discendenza. Allora, a questo punto, noi dovremmo immaginare flogosi delle vie seminali, ovvero sia un aumento dei radicali liberi dell'ossigeno. E allora effettivamente questo è veramente uno dei quadri più frequenti nel determinare l'infertilità o l'ipofertilità maschile, anche perché le flogosi delle vie seminali hanno la massima espressività nell'età proprio riproduttiva, tra i 20 e i 45 anni. Hanno un'incidenza modesta, cioè hanno un'incidenza, una sintomatologia modesta. La diagnosi avviene con lo spermiogramma, con la palpazione della prostata. Anticamente avevamo proposto a Pisa anche lo studio delle citochine nel liquido seminale, ma è un metodo, diciamo, abbastanza endaginoso, non routinario. I batteri più frequentemente trovati è l'ureaplasma, la clamidia e il micoplasma. Questi sono in grado di danneggiare la fertilità, e benché la terapia antibiotica efficace, non sappiamo ancora se il danno indotto da clamidia sia durevole e quanto rimanga nel maschio. Sicuramente la clamidia è in grado di distorcere i tubuli, provocare edema, calcificazione. È in grado anche di aderire agli spermatozoi, di produrre un biofilm e addirittura di produrre un danno citotossico. Ma probabilmente tutto questo si riconduce più probabilmente a una liberazione di una grande quantità di radicali liberi dell'ossigeno, con una perossidazione. Quindi questo addirittura potrebbe frammentare il DNA. Questa è una bella immagine in cui si vedono degli spermatozoi col DNA integro
e uno spermatozoo col DNA frammentato. Il DNA qui rimane, dopo essere stato lisato lo spermatozoo, ancora aderente al nucleo ed è colorabile. Qui è talmente frammentato che si è disperso e non è nemmeno colorato. Quindi uno studio interessante potrebbe essere quello della frammentazione del DNA. A questo punto, date le premesse, come possiamo intervenire nel caso di flogosi, ovvero sia aumento dei radicali liberi dell'ossigeno e ipofertilità o infertilità? Con una terapia antibiotica, antinfiammatoria, ma probabilmente antiossidante. La terapia antiossidante verte sugli antiossidanti plasmatici o sugli antiossidanti che sono presenti come glutatione perossidasi, la caltamasi. Un altro ruolo interessante può essere svolto dal selenio, che ora è presente in alcuni integratori. Le carnitine, storicamente utilizzate a livello dell'infertilità maschile, inizialmente pensate come attivatori del metabolismo degli spermatozoi, perché lo spermatozoo in parte usa anche gli acidi grassi, in realtà avrebbero anch'esse un ruolo scavenger di antiossidanti. Quindi la terapia antiossidante avrebbe un razionale. Per quanto riguarda invece la terapia medica ormonale, storicamente si distingue e si cerca di ricondurre all'ipogonadismo. Ipogonadismo ipogonadotropo, che può essere conseguente di lesioni ipofisarie traumatiche, ad esempio anche in alcuni casi di colpo di frusta, oppure un deficit di secrezione di FSH o un'ipersecrezione di prolattina, che non è poi così rara se viene indagata. Ha cefalea, difetti del campo visivo e oligoazospermia. Può essere l'iperprolattinemia addirittura secondaria all'uso di alcuni farmaci, in particolare gli antidepressivi, ma anche il caso di alcuni diuretici. Quindi in questo caso sempre il concetto di anamnesi è molto importante. L'FSH e l'LH sono la terapia ormonale principe. L'FSH è in grado di promuovere la proliferazione delle cellule del setoli, influenzare l'attività mitotica e contribuire al differenziamento dagli spermatogoni fino agli spermatozoi. Esistono vari tipi di LH ed FSH e variano a seconda del loro contenuto di catene glucidiche e quindi in base alla diversa composizione degli zuccheri associati o meno a residui di acido ossiale. Esistono quindi forme più basiche e più acide che hanno quindi una differente attività biologica. A causa della grande richiesta di ormone FSH per la fecondazione assistita, si è passati dall'ormone estrattivo all'ormone biosintetico, che è in grado quindi di essere il più possibile sovrapponibile. La terapia è quella di 75-150 unità tre volte alla settimana. È interessante parlare della nota 74 che ha allargato l'utilizzo delle gonadotropine anche con FSH fino a 8 milliunità, mentre prima bisognava essere francamente ipogonadici. Questo perché l'ipogonadismo è veramente una minima percentuale delle infertilità. La terapia quindi è in grado di ripristinare la potenza sessuale e la spermatogenesi. Secondo la scheda tecnica non andrebbe protratta oltre i 3 mesi. Secondo la nostra esperienza anche 6 sarebbe una buona cosa. In realtà quello che sembra veramente interessante è che addirittura la terapia con l'FSH promuoverebbe sì la sintesi degli spermatozoni e degli spermatogoni, ma addirittura sarebbe in grado di riparare la frammentazione del DNA, quindi e l'apoptosi. Quindi questo si ricollegherebbe addirittura a livello della frammentazione del DNA. Quindi
saremmo di nuovo ritornati alla via comune della frammentazione del DNA tramite l'aumento dei radicali liberi dell'ossigeno. A questo punto, quindi, vorrei proporre la prima immagine o la seconda immagine che ho proposto, in cui l'andrologo non è più compresso fra le aspettative di vita e il calo della fertilità, ma è un cuscinetto che riesce a ammortizzare queste due opposte tendenze ed è in grado di migliorare la qualità dei gameti maschili che verranno forniti o per una fecondazione spontanea o per l'eventuale procreazione medicalmente assistita. Vi ringrazio per l'attenzione. Complimenti Paolo, una eccellente presentazione che insieme alla precedente completa un poco quello che è il ruolo dell'andrologo da un punto di vista preventivo nella collaborazione con i medici di medicina generale con i consultoriali, che nell'evidenza scientifica di come il maschio rappresenti nell'infertilità di coppia il fattore di danno per almeno il 50%, come è stato detto più volte. I lavori anche recenti che hai evidenziato sull'FSH e che non sono citati, per esempio, nelle linee guida delle NICE, hanno determinato un po' questa difficoltà per noi andrologi di stipulare un patto con i ginecologi che permetta di anticipare e migliorare quello che è il quadro seminale, quindi migliorare quella che è la pregnancy rate. È qualcosa di cui stiamo discutendo e che rappresenta un punto focale in quella che è la collaborazione per fornire ai ginecologi della riproduzione una qualità del seme migliore che migliori anche appunto il risultato finale. Grazie ancora. Grazie a voi. E adesso per me è un piacere presentare Edoardo Pescatori. Edoardo, americano di nascita, italiano da sempre, è una pietra miliare nel campo dell'andrologia italiana e non solo, perché è stato nei board scientifici di società europee e quindi assolutamente un'autorità. E di lui ricordiamo il registro delle protesi peniene che ha portato avanti e che è stata anche lì una iniziativa veramente interessante. Edoardo ci parlerà della chirurgia andrologica e quindi il varicocele o altro. Sentiremo. A te Edoardo. Bene. Grazie a tutti. Io mi sono focalizzato assolutamente in quello che è stato il titolo che mi è stato assegnato, cioè un focus sul varicocele. Assolutamente di chirurgia andrologica c'è tantissimo da dire e anche sul varicocele c'è tantissimo da dire. Chiaramente con un tempo limitato prenderò alcuni spunti, se volete anche in maniera un po' personale, cioè ho cercato di, pur nell'ambito di una correttezza scientifica, di mettere in luce tra la mole sterminata di quello che c'è in giro gli aspetti che anche ritengo più interessanti. Allora, il varicocele, sto cercando di far proseguire le diapositive. Clicchi con il mouse, dottore. Allora, questa è la sua o è la mia? È la sua. Ok, perfetto. Allora, il varicocele lo possiamo definire come una dilatazione del plesso pampiniforme, potrebbe essere teoricamente bilaterale e anche a destra, ma sappiamo che la stragrande maggioranza è a sinistra, proprio per un diverso decorso che da un punto di vista emodinamico è meno vantaggioso a sinistra, perché va a confluire fondamentalmente nella vena renale ad angolo retto, mentre a destra va nella vena cava inferiore, tanto che nel caso di un varicocele esclusivamente destro va anche considerata in diagnosi differenziale la neoplasia renale con invasione cavale. Viene riscontrato nel 15% dei soggetti maschi, e se noi prendiamo il totale dei soggetti infertili vediamo che questa percentuale decisamente sale, arrivando al 19-41%, e il 20% circa è portatore di varicocele dispermico. Già qui vedete
quella che è la complessità dell'argomento, perché il varicocele non equivale a 100% di problematiche di liquido seminale, e la sfida su cui abbiamo però degli spunti interessanti è capire quando il varicocele è motivo di alterazione della fertilità e quindi debba essere preso in carico. Perché il varicocele causa danno? Sono moltissime le ipotesi, le più preminenti sono l'ipertermia. Sappiamo che il varicocele è analogo dell'ovaio, però l'ovaio è interno al corpo, il varicocele è esterno, perché in una delle due funzioni chiavi, che è quella spermatogenica, non quella endocrina, la spermatogenesi richiede una temperatura critica, che un aumento determinato appunto dalla presenza di queste varicosità venose potrebbe aumentare. Ipossia è un altro argomento ricorrente, e la possibilità di reflusso da parte del surrene di steroidi e catecolamine a livello gonadico, quindi di fattori tossici, determinato proprio da questa colonna liquida di sangue che di conseguenza permette questo percorso retrogrado di queste sostanze. Quali sono i possibili correlati clinici del varicocele? Qui faccio riferimento alle linee guida della Società Europea di Urologia, le più recenti. Innanzitutto un'alterazione di quello che è la crescita e lo sviluppo testicolare. È molto frequente infatti che nei soggetti con varicocele riscontriamo a sinistra un volume ridotto sia alla valutazione palpatoria sia ancora di più con una quantificazione ecografica. Possiamo avere sintomi di disagio, questo soprattutto nei varicocelli estremamente elevati, di grado elevato, o una ridotta alterazione della fertilità maschile. Questo è il punto che ci interessa di più in qualità di andrologi. E anche un ipogonadismo, che non tratterò in questa mia presentazione, ma vi sono degli studi e delle evidenze che correlano la presenza di varicocele anche a un'alterata produzione di testosterone. Come possiamo valutare, graduare questo varicocele? Innanzitutto dal punto di vista clinico. Ovviamente clinico presuppone che il paziente venga visitato, e qui mi ricollego a quello che diceva Domenico Canale e Paolo Rossi. Quindi la cosa fondamentale è poter avere una valutazione diretta di questi pazienti, poterli visitare, e ahimè non è un qualche cosa che possiamo dare per scontato. Il primo livello è il subclinico, cioè un varicocele che non si vede alla visita ma si vede all'ecografia. Si è concordi nel dire che un varicocele subclinico non impatta sulla fertilità, quantomeno in maniera importante. Quindi è bene che ci concentriamo invece su varicoceli che si possono apprezzare clinicamente. Il primo grado è un varicocele che non si vede, non si tocca, ma se facciamo spingere il paziente lo evidenziamo. Il secondo grado è un varicocele che è palpabile, quindi lo sentiamo anche a riposo, però quando lo andiamo a toccare, ma non è visibile. Questa graduatoria è anche quella famosa di Dabin-Abelard. Il terzo grado è sia visibile che palpabile a riposo. I gradi 2 e 3 sono comunemente ritenuti, poi entriamo nel dettaglio, quelli che più hanno la possibilità di impattare negativamente sulla fertilità. Come facciamo a diagnosticare il varicocele? Anche qui ritorno alle linee guida dell'EAU. Quindi la diagnosi di varicocele si fa innanzitutto con la visita. Il passo successivo è una conferma tramite una valutazione ecografica e con il color Doppler, perché oltre alla clinica acquisiamo dei dati che possono avere, come vedremo, un significato prognostico molto rilevante. Allora, questa è un po' la domanda chiave. Se noi trattiamo questo varicocele, abbiamo effettivamente un impatto sulla fertilità? Queste sono alcune note bibliografiche riportate comunque nell'ambito sempre delle linee guida EAU più recenti, che concludono che una correzione chirurgica del varicocele improva in maniera significativa rispetto ai controlli,
i parametri seminali in pazienti che partono con parametri seminali alterati. Addirittura ci sono situazioni in cui soggetti con azoospermia non ostruttiva possono migliorare la spermatogenesi. Oltre a ciò va anche enfatizzato che, qui mi ricollego a quello che ha detto Paolo Rossi nella sua presentazione, anche l'alterazione del DNA spermatico, cioè la frammentazione del DNA spermatico, può avere un suo recupero tramite la correzione del varicocele. La domanda che ci si pone è: sempre, in tutti i casi, in quali varicoceli, abbiamo dei fattori predittivi? Qui la letteratura è sterminata, però facendo una selezione è mio grosso piacere riportare quello che probabilmente è stato l'ultimo lavoro dell'amico Giorgio Cavallini, che insieme a Scroppo e Colpi hanno pubblicato questo lavoro veramente molto che trovo veramente molto interessante, dove hanno valutato quali sono effettivamente i parametri che potrebbero essere predittivi per capire di quello che possiamo fare. È un lavoro prospettico multicentrico dove hanno preso 173 soggetti con varicocele clinico, operati, rivalutati a 6 mesi con 2 spermiogrammi. E cosa hanno valutato? L'entità del reflusso preoperatorio all'ecodoppler, i parametri seminali di partenza e di arrivo, il grading clinico, il valore dell'FSH e il volume testicolare. Vedete i loro risultati innanzitutto per quello che riguarda la concentrazione, quindi sono valori medi ovviamente, intorno ai 15 milioni fino ai 40 milioni per millilitro, i parametri di motilità e il valore di motilità e il valore del parametro morfologia. Cosa hanno trovato? Cercando di trovare delle correlazioni. Hanno trovato che per concentrazione e motilità i parametri significativamente più importanti e predittivi erano l'entità del reflusso venoso e il grado clinico del varicocele. E lo stesso si poteva dire anche per quello che riguarda la morfologia, mentre altri fattori predittivi, pur presenti, non hanno raggiunto una significatività statistica. Per cui, quali sono le conclusioni di Giorgio e suoi colleghi amici? Che le variabili capaci di determinare un miglioramento dei parametri seminali dopo la correzione delle varicocele sono, nell'ordine, un reflusso venoso, l'entità del reflusso venoso valutato tramite Doppler, a seguire il grado clinico, a seguire i valori seminali basali e a seguire il valore di FSH. Ma tra questi quattro, solo i pazienti con reflusso continuo venoso basale avevano dei parametri seminali che miglioravano dopo chirurgia. Quindi l'entità del reflusso venoso è il valore, la variabile più critica in grado di predire il miglioramento del liquido seminale. Altra considerazione che ritengo molto importante per sfatare miti ricorrenti: l'età del maschio non influenza sulla possibilità di miglioramento postoperatorio del liquido seminale. Ovviamente loro non sono i primi ad averlo detto, ma rinforzano questi concetti. Sappiamo che la spermatogenesi è un processo continuo, quindi è assolutamente logico anche immaginare, al di là della loro prova, che se noi rimuoviamo quello che è un insulto alla spermatogenesi, la spermatogenesi non se ne possa far altro che avvantaggiare. Per cui il messaggio singolo chiave è che una valutazione Doppler corretta del reflusso è obbligatoria per avere dei parametri predittivi che riguardino la possibilità di miglioramento del parametri seminali. E in particolare quello che noi cerchiamo è proprio questo, quello che secondo la classificazione di Sarteschi sarebbe il grado quarto o quinto, cioè un reflusso presente anche allo stato basale, naturalmente dopo è scontato, ma forse non dovrei farlo, in ortostatismo.
Passiamo adesso a quelle che sono l'ultima parte della mia chiacchierata, quelle che sono le strategie di trattamento del varicocele. Questa è una tabella che racchiude quelli che sono i trattamenti consolidati del varicocele, anche questa è una tabella presente nell'ambito del volume ultimo delle linee guida. Vedete che abbiamo delle tecniche non francamente open di embolizzazione e di scleroterapia, dove quello che salta un po' all'occhio è che abbiamo un certo grado di ricorrenza e persistenza. Faccio un passo indietro. La tecnica migliore è quella che si sa fare al meglio in chirurgia. Quindi tutto va visto anche all'ottica dell'esperienza personale e della casistica personale. Mi chiudo questa parentesi iniziale e ritorno a quelle che sono le evidenze scientifiche riportate in queste linee guida. Quindi, anche se queste tecniche di scleroterapia e di embolizzazione retrograda sono in un certo senso, tra virgolette, meno invasive, il prezzo da pagare potrebbe essere una certa percentuale di complicanze e una certa percentuale di ricorrenza e persistenza. Muoviamoci ora nell'ambito delle approcci di tipo invece francamente chirurgico. Vediamo che il meno raccomandabile è la legatura alta, che ha un alto tasso di ricorrenza e persistenza e quindi modernamente non è raccomandato. Altri approcci hanno un grado variabile di successo, ma spicca in maniera netta il fatto che l'approccio inguinale o subinguinale per via microchirurgica è quello che dà il minor rischio di ricorrenza o persistenza, con anche delle basse possibilità di idrocele postoperatorio, danno arterioso ed ematoma. Quindi, in conclusione, giusto un approfondimento dell'approccio microchirurgico che nelle linee guida viene evidenziato in questa maniera testualmente. L'evidenza attuale indica che la varicocelectomia microchirurgica è il metodo più efficace tra le diverse tecniche, perché permette di ottenere il minor tasso di complicanze e il minor tasso di recurrence rates rispetto alle altre tecniche. Quindi, quando parliamo di approccio microchirurgico, parliamo o francamente di un microscopio operatore contrapposto, come in questi casi, o anche di loops, e c'è anche un'esperienza molto interessante da parte di Ortensi con il varioscopio. Cosa comporta questa legatura? Beh, la franca esposizione del funicolo, che viene aperto e i cui vasi vengono identificati, e soprattutto qui vedete in queste immagini dei vasi linfatici che sono più agevolmente identificati con la magnificazione ottica e quindi risparmiati. Oltre a ciò è più facile identificare vasi venosi minori e questo rende conto della miglior risultato in termini di risoluzione del varicocele e del minor tasso di complicanze, laddove sappiamo che l'idrocele è il risultato della legatura di linfatici fatta senza appunto rendersene conto. Per cui questa era la mia ultima diapositiva, vi ringrazio della vostra attenzione e sarò poi a disposizione per le vostre domande. Nel chiudere questa mia presentazione mantengo ancora il microfono perché in qualità di co-moderatore con Emilio ho il piacere di parlare, di introdurre adesso Luigi Montano, presidente della società della SIRU, della nostra società, e con grande esperienza in termini di fattori disruptors endocrini e di alterazioni del loro impatto sul sistema riproduttivo, con numerose pubblicazioni in tal senso,
per cui è il mio piacere chiamare Luigi Montano a parlarci del sistema endocrino riproduttivo maschile e Covid-19. Luigi, a te. Grazie Edoardo, grazie a voi tutti. Guardate già la prima diapositiva? Sì. Ok. Allora, dunque, partiamo da questo aspetto. Al momento non possiamo ancora essere sicuri che il SARS-CoV-2 provenga dal pipistrello attraverso una serie anche di passaggi con il pangolino, non al pari invece delle altre due infezioni precedenti come la MERS e il SARS-CoV-1. Quindi non è ancora certo che ci sia stato questo passaggio zoonotico o che sia effettivamente un incidente di laboratorio. Siamo ancora a questo dubbio. Voi forse avete sentito anche un po' di tempo fa una missione che si era tenuta da diversi esperti dell'OMS direttamente a Wuhan, ma non hanno, diciamo così, avuto o potuto quindi sciogliere questo nodo. Per cui la questione del coronavirus e la sua origine è ancora incerta. Il meccanismo, diciamo così, di entrata di questo virus è ormai conosciutissimo, lo sappiamo tutti. Il recettore principale è appunto l'enzima che converte l'angiotensina 2. Dopo attivazione della spike da parte della proteasi serina transmembrana, e quindi è necessaria questa, diciamo così, doppia presenza per far sì che il virus entri appunto attraverso l'interazione con la C2 all'interno delle cellule. E come vedete da questa immagine, la non conversione dell'angiotensina 2 comporta un aumento di questa sostanza, che ha un'azione ovviamente vasocostrittiva, infiammatoria, e quindi tutti i meccanismi che noi sappiamo che sono un po' all'origine della patogenesi e di tutta la cascata citochinica di cui vi parlerò a breve, attraverso appunto questi due recettori AT1 e AT2, e quindi anche la non conversione nei suoi metaboliti AT1 fino a 7 comporta appunto una riduzione di tutta una serie appunto di fattori compensativi rispetto all'eccesso di angiotensina 2, che induce in pratica la cascata infiammatoria. E vedete anche in questa diapositiva come in effetti lo stimolo infiammatorio, quindi parte appunto da uno stress ossidativo, scusatemi, e si attiva l'NFKB, che attiva appunto dà luogo alla produzione, all'attivazione di geni con produzione di tutte le interleuchine che sono alla base le citochine sono tutte alla base del processo infiammatorio, che in questo caso può essere ovviamente da moderato fino a estremo. Quindi questa che vedete ulteriore non è altro che appunto un'espressione un po' migliore della precedente. Vedete, tutte queste citochine in qualche modo sono all'origine di tutti i problemi legati al Covid, oltre al fatto che comunque di recente sembra che sia proprio la proteina spike tossica, quindi addirittura sta emergendo questo altro aspetto, e sia la stessa proteina spike che induce essa stessa alterazioni della coagulazione, quindi quei disturbi che tutti noi conosciamo ormai, perché ormai questa è una malattia che conoscono tutti i bambini, anche la stessa patogenesi. E in quest'altra diapositiva vedete un pochino le tre fasi: quella di entrata del virus all'interno delle cellule, quella dell'attivazione appunto dei macrofagi e quindi delle cellule T. Il processo infiammatorio inizia appunto con una risposta che nella fase 3 va bene ed è risolutiva con la produzione di anticorpi, quindi appunto il blocco dunque dell'infezione, o invece se vi è un'eccessiva appunto produzione di citochine, quindi la
la cosiddetta tempesta citochinica poi nel sopravvento, ecco qui che arrivano i guai e quindi tutti gli effetti avversi della malattia da Covid-19. In fondo, diciamo così, chi sono quindi più colpiti? Ovviamente quelli che hanno un'alterazione immunologica di base, l'invecchiamento, obesità, vita sedentaria, cattivi stili di vita, diabetici, ipertesi, sono appunto le categorie più a rischio. La cascata, diciamo così, citochinica comporta quindi alla fine una serie di alterazioni a livello dell'endotelio e quindi dei vari endotelio basale, con la produzione appunto con l'attivazione appunto delle piastrine, alterazione del sistema emocoagulativo e quindi appunto tutte le conseguenze come appunto le trombosi microvascolari fino, diciamo così, a un'iperfibrinolisi, fino quindi anche a un consumo di piastrine, consumo dunque dei fattori emorragici e quindi fino addirittura emorragia, quindi trombosi, emorragia e quindi i danni che ne derivano a tutti gli organi. E gli organi, come voi potete vedere anche in quest'altra diapositiva, vengono colpiti, si può dire, un po' tutti con diversi sintomi a seconda appunto delle manifestazioni della malattia. E fondamentalmente i segni quindi più frequenti sono rappresentati da febbre, tosse, brevità dunque del respiro, e caratteristica almeno nel 60% quasi di questa malattia è la perdita del gusto e dell'olfatto. Oggi, o meglio ieri, oggi è il 13, facendo il giro sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, al momento al mondo abbiamo, lo vediamo ieri, 159 milioni di casi confermati da SARS-CoV-1, con nuovi casi, siamo a 643.000, sapete che in questo periodo è l'India quella che guida un po' la classifica di contagiati e di morti. Siamo a oltre 3 milioni e 3 di morti, 300.000 morti, ma sembra che i morti siano molti, molti di più rispetto a quelli che vengono calcolati, soprattutto in alcuni quindi paesi come l'India e il Brasile, dove non si ha ovviamente una contezza della situazione. E quindi vedete in pratica che numeri impressionanti porta questo tipo di malattia. Passando all'Italia, però questa è ferma al 5 maggio 2021, vedete appunto da una parte i contagi per fascia di età e da una parte i morti per fascia di età. L'età, diciamo così, del contagio si è abbassata notevolmente, questo già da diversi quindi mesi, è la fascia giovanile quella che viene più diciamo contagiata ed è quella che a noi appunto interessa proprio per la questione che affrontiamo sull'apparato riproduttivo. C'è faccio vedere sempre questo diapositivo, un confronto fra i sintomi dell'influenza e i sintomi del Covid-19. Vedete quindi la velocità di trasmissione come è diversa, come la durata della malattia dai 3-5 giorni dell'influenza fino a 1-2 settimane, senza considerare che una buona percentuale di questi soggetti ha il cosiddetto long Covid, che oggi preoccupa molto, quindi anche dopo, diciamo, la negativizzazione del tampone si portano per lungo tempo segni, diciamo, di spossatezza, mal di testa, alterazione della respirazione. Quindi questo è un aspetto molto preoccupante e sembrerebbe da ultimi dati che questa situazione sia legata a un processo addirittura autoimmune. Quindi di danni di questo virus ne vedremo ancora per molto tempo. Questo è un po' il profilo delle vittime da coronavirus. Generalmente sono i più colpiti sono gli ultraottantenni, ma ovviamente l'età più anziana è quella, diciamo così, più a rischio, e naturalmente più a rischio sono coloro che hanno più di almeno 3 comorbidità, come vedete qui sotto. Non riesco a far vedere il mouse, ecco qua il mouse. Ma passando, ecco, diciamo così, alla parte che più ci interessa, già nel 2002 il SARS-CoV-1,
quindi il parente stretto del SARS-CoV-2, in pratica dava in maniera oggettiva dei danni importanti sull'apparato riproduttivo. Infatti consideriamo che quella era anche una malattia che si è diffusa meno, ma era anche maggiormente mortale, e quindi aveva, come dire, una capacità di uccidere maggiore rispetto al SARS-CoV-2, ecco, per questo forse si è estinta prima, oltre che, diciamo così, forse essere stati più pronti a circoscrivere questa terribile pandemia, questa terribile che poteva essere una vera e propria pandemia già allora. Basta di fatto che appunto da biopsie testicolari di soggetti deceduti da SARS-CoV-1 già vi era molto evidente un'alterazione importante a livello testicolare, con infiltrazione leucocitaria, distruzione della linea germinale, pochi spermatozoi, tubuli seminiferi quindi alterati, infarcimento appunto da linfociti T, macrofagi, e comunque tutti i segni di un'orchite immuno immediata. Considerando però che, quello che dicevo prima, questa era una malattia molto più aggressiva, ma aveva un'affinità con il recettore ACE2 10 volte e 20 volte meno, quindi SARS-CoV-2 ce l'ha 10 volte in più. E questi sono un po' gli studi fatti appunto, e che sono, diciamo così, questo è fermo a gennaio 2021, ma gli studi sul SARS-CoV-2 e riproduzione sono in continuo aumento, e lo vedete anche a differenza dunque delle altre, del SARS-CoV-1 e della MERS. E fondamentalmente il rischio riproduttivo è legato al fatto che, uno, soprattutto negli ultimi mesi, l'età, diciamo così, dell'infezione si è abbassata, quindi è proprio, diciamo così, anche quindi con lo sviluppo dunque delle varianti dall'inglese alla sudafricana, alla brasiliana, all'indiana, alla fine, diciamo così, la popolazione è colpita tutta, ma in particolare la fascia più giovanile, quella che oggi appunto è più contagiata, e fra l'altro proprio in relazione alla l'ACE2, quindi a questo recettore che permette di entrare il virus, la maggiore espressione di questo recettore è proprio nella fascia dell'età fertile, quindi fra i 20 e i 60 anni, il picco intorno ai 30 anni. Quindi vedete quanto quindi è importante, diciamo così, questa fascia per l'incidenza e i problemi che il SARS-CoV-2 può avere sulla popolazione fertile. Considerando, fra l'altro, che il testicolo rispetto, per esempio, all'ovaio ha una concentrazione di questi recettori molto maggiore, e li ritroviamo a livello degli spermatozoi, delle cellule LID e delle cellule del fertile. I meccanismi con cui il virus impatta sull'apparato di riproduzione maschile sono o una invasione diretta delle cellule germinali, quindi una possibile trasmissione per via sessuale, dopo ci ritorno su questo aspetto, sia un'alterazione, ecco, diretta sull'aspetto endocrinologico a livello testicolare e a livello dell'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi. Ovviamente l'altro, questo forse prevalente, è il processo infiammatorio a livello testicolare, che appunto dà quindi quei danni che, diciamo così, si cominciano a vedere in maniera importante, oltretutto cominciano a essere anche istologicamente documentati, pure per SARS-CoV-1 fino a alcuni mesi fa, no? E poi ancora, diciamo, ci sono tutta una serie di condizioni che, per esempio, anche la stessa febbre, che dura per molto più tempo rispetto a una semplice influenza, per cui questo anche, ovviamente, sappiamo che influisce molto sulla funzione riproduttiva. Questi meccanismi spesso quindi coesistono, ovviamente. E c'è anche dunque da dire che l'iperpiressia, l'infiammazione locale e anche una, diciamo, alterazione della barriera ematotesticolare, in qualche maniera, appunto, può favorire ancora di più il passaggio e quindi l'effetto
assai negativo del SARS-CoV sull'apparato riproduttivo maschile. E inoltre dobbiamo anche quindi dire che vi è certamente un aspetto che oggi viene più considerato rispetto a prima, che in effetti i due fattori che sono necessari per entrare nel virus devono essere insieme, e non sempre quindi è così. Per cui, per esempio, abbiamo negli spermatogoni abbiamo alti livelli della proteina serina proteina e bassi livelli ACE2. Nelle cellule del setto abbiamo un po' tutto il contrario. Per cui, in qualche maniera, oggi si stanno mettendo e si stanno affacciando nuovi recettori che possono in qualche modo legarsi alla spike protein, e quindi in qualche modo possono essere da mediatori dell'entrata dunque del virus all'interno delle cellule. E per quanto riguarda, ecco, proprio la trasmissibilità, la possibile trasmissibilità del liquido seminale, dobbiamo anche dire che se altri virus come lo Zika virus, l'Ebola e alcuni come l'influenza, l'Epstein-Barr, sono stati trovati nel seme umano, in effetti al momento esiste una sola evidenza di presenza del virus nel seme umano riportato da Lee e Talunni nel 2020 sulla rivista JAMA. Mentre altri quindi studi e anche la microscopia elettronica non ha valutato la presenza del SARS-CoV-2 a livello testicolare. Ma questo potrebbe esserci. Perché? Perché normalmente questo tipo dunque di valutazioni vengono essere fatte in fase tardiva dell'infezione, o quindi post mortem in caso appunto delle autopsie, per cui non si ritrova, ed è possibile che la viremia e quindi la possibilità che il virus sia effettivamente presente a livello dell'apparato genitale, quindi anche a livello seminale, potrebbe essere, se viene valutato appunto, se si considerano i primi giorni, perché questo è che la maggior parte dei studi vengono ad essere fatti dopo, per cui potrebbe esserci un'invasione virale testicolare nella fase iniziale dello sviluppo della malattia. Sta di fatto che la società di andrologia francese raccomanda che per almeno dunque tre mesi dopo la negatività del tampone ci si può, diciamo, sottoporre a tecniche di fecondazione assistita, quindi passare almeno tre mesi quindi a valutazione spermiogramma e valutazione quindi ormonale. Questo è un aspetto che poi riprenderò dopo, però lo anticipo. Vedete come il testosterone in pratica interagisce con il fattore che favorisce l'attivazione della proteina spike per l'entrata del virus attraverso l'ACE2. Quindi in pratica il testosterone, quindi le alterazioni che in qualche modo sono rinvenibili nel SARS-CoV, nel COVID, quando attacca il testicolo con una riduzione del testosterone per alterazione appunto delle cellule dell'AIDS, può portare ad una alterazione della funzione della questa proteina che cerco, diciamo, di farvela. Nostro non funziona bene, sempre questa qui, che è quella che appunto attiva la spike protein per far sì che poi il virus interagisca con l'ACE2. Ci vediamo dopo. E invece, ecco, questa è una rappresentazione sia dei livelli con cui appunto il SARS-CoV attacca il testicolo epididimo, quindi abbiamo un attacco, diciamo così, direttamente a livello della spermatogenesi, quindi interazione con gli spermatogoni, quindi tutta la alterazione appunto della linea quindi riproduttiva maschile, una alterazione delle cellule del setto, e quindi sappiamo che le cellule del setto sono fondamentali con le loro tight junction nella mantenere la barriera ematotesticolare, quindi un'alterazione dunque delle cellule del setto porta quindi ad una alterazione della spermatogenesi, oltre che ovviamente alterazioni anche ormonali di pina, FSH, lo riprendo dopo, e ancora le Leydig cell
che ovviamente vengono, diciamo, ad essere esse stesse colpite per la presenza del recettore ACE2 e quindi il loro ruolo fondamentale nella produzione, in particolare, del testosterone. Ma non ancora, anche è stato visto che il recettore, appunto, ACE2 si ritrova, diciamo così, con in particolare il pathway del MAS P13K e AKT a livello dell'acrosoma e a livello della coda dello spermatozoo, per cui in pratica ci può essere un'interazione diretta e quindi un'alterazione della motilità fino anche ad una alterazione del DNA spermatico, quindi frammentazione del DNA. Questa è ancora un'altra dunque diapositiva che fa meglio forse capire rispetto alla precedente un po' tutta la cascata, appunto, degli effetti dell'infiammazione, dello stress ossidativo che ovviamente si riverbera quindi sulla sugli spermatozoi, sulle cellule del Sertoli, le alterazioni, diciamo così, indotte sulle cellule Leydig e quindi gli effetti che ne derivano. Qui è anche riportato come lo stress psicologico durante la malattia ha un effetto nell'indurre stress ossidativo e anche alcuni farmaci virali come il ribavir possono avere un'azione, diciamo così, pro-infiammatoria o di stress ossidativo, e quindi questo di per sé, appunto, comporta ovviamente danni alla spermatogenesi. Questo invece è un lavoro anche molto recente, mi pare di marzo 2021, e fa riferimento un po' ai tre comparti: il comparto interstiziale, il comparto, diciamo così, rappresentato dalle cellule del Sertoli, che sono queste gialle, queste sono le tight junction che appunto devono ben funzionare per evitare il passaggio e la rottura della membrana della barriera ematotesticolare, che sappiamo poi espone gli spermatozoi a tutta una serie di sostanze che possono provenire dallo spazio interstiziale e quindi creare anche problemi autoimmuni, perché questo è un altro aspetto fondamentale che deve essere valutato nel tempo, il processo eventualmente di autoimmunità e quindi infertilità nel tempo anche per quest'altro meccanismo. E ritorniamo un pochino al sistema renina-angiotensina, è quello che in qualche maniera, appunto, avevo detto prima accennando, che esiste sia a livello della coda che a livello dell'acrosoma la possibilità, appunto, di questa interazione e quindi di queste appunto alterazioni della motilità stessa indotte dal Covid quando agisce direttamente anche sulla cellule spermatica, oltre che sugli ovociti. Ma la cosa quindi importante è l'aspetto che è mai provato della neuroinvasione del coronavirus all'interno del cervello. Cioè sono state fatte autopsie ed è stato rinvenuto appunto il virus e fra l'altro con gli effetti che si notano sono quelli della neuroinfiammazione e ovviamente il sistema ipotalamo-ipofisario è estremamente quindi sensibile e quindi quando c'è una neuroinfiammazione ovviamente viene ad essere interessato. E questa neuroinfiammazione ovviamente comporta un'alterazione del funzionamento del GnRH che sappiamo bene agisce per il controllo ipofisario dell'LH e dell'FSH che a loro volta agiscono quindi sul testicolo. Quindi in pratica il problema che ne deriva della spermatogenesi sia, diciamo così, diretto sul testicolo e per quanto riguarda la parte ormonale l'alterazione del funzionamento cellulare comporta una riduzione del testosterone. La riduzione del testosterone favorisce un aumento dell'HFSH, ma lo stesso LHFSH, lo stesso rapporto può essere alterato perché la neuroinfiammazione quindi comporta un disturbo ipotalamico ipofisario, per cui come potete quindi immaginare c'è un insieme dunque di fattori centrali e a livello quindi cerebrale e a livello periferico testicolare che in pratica possono determinare condizioni di alterazione della spermatogenesi, quindi anche di tipo ovviamente ormonale. Ed è stato anche visto fra l'altro che
all'aumento dunque delle rinvenute dello stress ossidativo vi è appunto un aumento dell'infiammazione a livello cerebrale, a livello dunque dei testicoli, vi è un aumento dei livelli di LH ed FSH riportati appunto in diversi casi di COVID che indicano appunto questa alterazione a livello anche cerebrale. E la riduzione ovviamente del testosterone dei livelli può dipendere sia da un'alterazione, ripeto, ipotalamo ipofisaria, con un non funzionamento oppure una scarsa o alterata pulsatilità del GNRH sull'ipotalamo o un'alterata quindi selezione diretta degli stessi ormoni LH-FSH o comunque, come dicevo quindi prima, il feedback, quindi che non funziona con un'alterazione delle cellule dell'AIDIC e quindi una riduzione del testosterone che a sua volta comporta un aumento di LH ed FSH, tutti i meccanismi che noi, diciamo così, ben conosciamo. Questo studio invece forse è stato proprio veramente il primo di un controllo fra soggetti appunto col Covid e soggetti Covid free, in cui in pratica è stato quindi rinvenuto un aumento dell'LH e un abbassamento del testosterone, quindi questo presente nei soggetti affetti da Covid rispetto ai soggetti non Covid, e questo quindi rapporto era tanto più alterato quanto più era alto il processo infiammatorio attraverso la valutazione anche della proteina C reattiva, delle cellule bianche e di altri fattori, diciamo così, infiammatori, interleuchina 6 in particolare, qui non viene riportato. E fra l'altro anche la stessa prolattina in molti di soggetti Covid è risultata alterata. Ebbene, la questione è proprio questa qui, questa è la figura che tutti noi conosciamo, il calo drammatico della qualità del liquido seminale, l'ultimo lavoro è quello di Levine nel 2017, 47 milioni per ml, vedete praticamente dal 39 ad oggi come siamo messi e come andrà a finire purtroppo, diciamo, la questione del declino seminale, che riguarda questo i paesi occidentali, ma quel che, questa è invece una mia, diciamo, sono diapositive mie originali che ho elaborato, vedete che i peggiori livelli o di cadute del liquido seminale, di qualità del liquido seminale, si vedono proprio nei paesi emergenti, in Africa. Se noi consideriamo, o in Cina, in Asia, se noi consideriamo quello che è stato negli ultimi 15 anni in questi paesi, di ormai che hanno avuto uno sviluppo sconsiderato e oltretutto tutto quello che oggi sta accadendo in Asia e in Africa, non ci meraviglia appunto della caduta ancora maggiore della qualità del liquido seminale in questi paesi cosiddetti emergenti. E quindi cosa c'è da aspettarsi? C'è da aspettarsi praticamente che avremo appunto un problema importante oggi per la generazione attuale, ma che questo ovviamente può estendersi alle future generazioni attraverso comunque gameti, quindi alterati o alterazioni epigenetiche che sembra pure possano, diciamo così, esserci. Ci sono un lavoro che io purtroppo non sono riuscito a inserire per una questione di tempo, ma che faceva riferimento proprio a questo, proprio sulle generazioni future. Questa è una cosa in più che ho cercato di mettere io un po' sui lavori che voi sapete, io mi occupo molto di impatto dell'inquinamento sulla salute umana, in particolare sulla salute riproduttiva. Vedete, queste sono le aree più colpite quindi al mondo da inquinamento, le stesse aree sono quelle dove c'è il Covid a colpire più e dove c'è stato un maggiore tasso di mortalità. Sappiamo bene ormai che l'inquinamento atmosferico ha un effetto negativo sulla qualità del liquido seminale, induce frammentazione del DNA, alterazione della morfologia, motilità, ormai gli studi sono abbastanza importanti. Vi elenco alcuni di questi negli ultimi 3 anni che indicano appunto quanto è importante l'inquinamento atmosferico sulla qualità spermatica e come incide. Questo invece è un estratto di un lavoro che stiamo per pubblicare, questo l'abbiamo pubblicato a luglio del 2000, è un preprint che però abbiamo completamente allargato e ora sta in revisione e dovrebbero pubblicarcelo
fra un mese, su una bella rivista ambientale, ne abbiamo anche un altro in produzione, e devo dirvi che in effetti questo è uno studio che è carino, perché fa vedere come il liquido seminale, che è un po' la sentinella della salute ambientale dei territori e della salute, diciamo così, della generale, in qualche maniera quasi predice l'impatto che diversi, diciamo, condizioni di stress, in questo caso quindi il virus, possono avere sulla salute generale. Quindi una sorta di biomarcatore di suscettibilità che noi abbiamo ipotizzato. Questo è uno studio che stiamo, appunto, vi dicevo, per pubblicare. In qualche maniera vediamo come in effetti l'inquinamento, in questo caso nel PM2,5, il particolato atmosferico, aumenta l'espressività dei recettori ACE2, e ovviamente aumentando questa disponibilità di ACE2 vi è una più facile penetrazione, esposizione al virus e quindi un maggior attacco dello stesso. E quindi quello che vedete qui è che l'air pollution insieme al Covid interagiscono, ma tutti e due hanno un effetto sinergico sulla qualità del liquido seminale. Per cui noi ci aspettiamo, soprattutto nelle zone ad alto impatto ambientale, che già, diciamo così, hanno da decenni, almeno nelle aree occidentali, ora a maggior ragione nei paesi in via di sviluppo, c'è questo calo, quindi importante, per cui il Covid-19, insieme all'inquinamento, rappresenta un acceleratore di questo declino spermatico. E anche la nostra esperienza clinica ci dice che non basta fare solo l'esame di seminale, e che comunque è una cosa assolutamente da farsi a vasta scala, finalmente a vasta scala, a maggior ragione con questo guaio che ci ritroviamo del Covid e sugli effetti ancora non misurabili nel medio e lungo termine sulla fertilità. Però ecco, al di là di questo seminale, noi stiamo vedendo alterazioni con le valutazioni che vanno un po' oltre lo spermiogramma e che, diciamo così, spero fra alcuni mesi di poter rappresentare con un altro lavoro. Giusto per essere, come dire, avere una speranza, ecco, al di là delle vaccinazioni, al di là, diciamo, di mascherine e quant'altro, esistono dei mezzi per difendersi in qualche maniera, con mangiando bene, con prodotti, io dico sempre, biologici, biodinamici, che ti rafforzano e che contengono una concentrazione maggiore di vitamine e di altre sostanze, diciamo, benefiche, nutrienti, micronutrienti, ma anche, diciamo così, oli essenziali, l'autodispersione della propria casa, tutti mezzi che possono certamente servire a difenderci. Io vi ringrazio, spero di essere stato nei tempi. Complimenti Luigi, sempre molto preciso, è proprio il tuo campo, ci si mette anche il Covid a rovinare la fertilità, siamo veramente combinati male. E a questo proposito volevo farti già una prima domanda. C'è una bozza di revisione del WHO 2010, terrà conto anche di questi aspetti che il Covid sta determinando, che tu sappia? Guarda, io lo spero, però non ho sentore di questo, onestamente, perché hai fatto bene a farmi questa domanda, perché secondo me questa la dovremmo porre in maniera importante. Perché purtroppo gli effetti, noi, te lo dico, io già dal punto di vista clinico, perché stiamo facendo degli studi, anche se in maniera molto lenta per la situazione, che non è che possiamo vedere tante persone, è anche difficile. Io ho avuto la fortuna, come voi sapete, di fare appunto delle valutazioni su giovani in diverse aree d'Italia, e abbiamo quindi i valori del pre-Covid. Stiamo vedendo alcuni degli stessi ragazzi che si sono beccati il Covid, e vi posso assicurare che sono quasi tutti peggiorati. Stiamo parlando dell'esame di base, vediamo che cosa succede dopo. Però io la situazione la vedo estremamente preoccupante, e sono certo che il Covid darà una, se permettetemi quindi questo termine, una botta importante al declino che già è in corso.
Bene, per gli andrologi collegati, ecco questa revisione della manualistica dell'esame seminologico in itinere, che tempi vedi? Giusto per avere un'idea, sarai più informato di me. Ma guarda, io di questa cosa ne ho parlato tempo fa con un mio collega che stava in Iran. Loro, gli iraniani sono molto bravi e lui ragionava proprio più o meno in questi termini in cui tu dicevi, sai che l'Iran è stato un paese estremamente quindi colpito da questo, così uno scambio epistolare via email ci potevamo quindi appunto di della questione del manuale, e qua mi sa che dovremmo ulteriormente scendere per quanto riguarda la questione dei parametri di base. È un problema serio questo qua, però purtroppo guardate, è inutile che ci giriamo intorno, tutto è sul Covid, non esistono altre malattie. Sembra che ce ne stiamo uscendo, usciamocene quanto prima, ma il problema dei problemi, perché qua ne va della specie umana, e già molti, fra cui Nature, alcuni un commento su Nature di una settimana fa parlava dell'estinzione della specie già nel 2045. Io, vedendo un po' la situazione, ero un po' più ottimista 2055-2060. Questa addirittura, questa ricercatrice che aveva fatto delle valutazioni, diciamo così, abbastanza approfondite anche in relazione al Covid, parlava addirittura del 2045. E considerate che molte specie umane, molte specie, diciamo soprattutto anfibie, si sono estinte per infertilità maschile. Situazione seria, ma seria, seria. E secondo me non c'è proprio consapevolezza di questo problema. Non c'è ancora consapevolezza. Bene, quindi Poi non vi tanti dico tempi quello che abbiamo fatto con i ragazzi a di 18 banca anni, che hanno d'insieme, allora scritto. dobbiamo auspicare. Vabbè, ma non va bene. Noi dobbiamo interrompere interrompere l'inquinamento, la transizione ecologica. Io, fra l'altro, diciamo così, insieme ad alcuni ricercatori, esperti in ambiente, abbiamo mandato una lettera con delle osservazioni al PNRR nazionale, dicendo effettivamente qui di transizione ecologica c'è poco, c'è una grande transizione digitale, ma di transizione ecologica, nel senso vero del termine, c'è ben poco. E io temo che non siamo sulla strada giusta. Mo' si sciolgono pure i ghiacci, come ben sapete, ma non si sa se. Non voglio essere pessimista, cioè non so se finiamo prima per estinzione, oppure, diciamo così, i cambiamenti climatici saranno in fase di tale accelerazione, saremo tutti sommersi. L'Italia, che sarà uno dei paesi più vulnerabili, che già lo è un paese più vulnerabile, insieme ad alcune isole del Pacifico, chissà se saremo sommersi. Vabbè, comunque qua andiamo in tutt'altro aspetto, non mi voglio dilungare. Ma la situazione io la vedo seria e non mi pare che ci sia un'accelerazione in tal senso. Ci sono delle domande? Io volevo chiedere a Luigi, mi sentite? Mi Sì, come sentite? ti senti? Come ti sento? Sì, va bene, tanto anche se non mi vedi. Dici, dici, dici. Disattiva il video, eccomi qua. Vai. No, volevo dire, ho letto, complimenti veramente, dati preoccupanti, ma molto interessanti, che c'era anche un discorso sulle triplette CAG nella risposta al virus, le triplette del recettore androgenico che modulavano addirittura, ma avevo visto un flash di un qualche lavoro che però poi non ho più rivisto, come se la risposta al recettore androgenico, appunto in termini di triplette, fosse anche migliorasse la risposta al virus. Avevo visto che c'era stato un lavoro e poi però non l'ho più seguito e quindi volevo Ma dire. questo, scusa, per caso è un lavoro di Spadafora, no? No, non mi ricordo chi No. Qual fosse era l'autore, questo ma qua? stiamo parlando all'inizio Io. della pandemia, di tutto quanto, quindi non di ieri, ma di qualche mese fa, che mi aveva colpito perché avevo studiato a suo tempo queste CAG ripite, e quindi ho detto, bah, che strana sta cosa qua. Non l'avevo capito tutti i meccanismi, quindi chiedevo se la cosa era andata avanti, se avevi letto altre cose oppure no, visto che No, si è no, allora che ci passato sia un quindi mese. qualche alterazione.
No, infatti è questo, io prima lo accennavo così, mi sono dimenticato di mettere un lavoro che era proprio sul il rischio epigenetico, perché questo tipo dunque di alterazioni lascia delle tracce e quindi nella progenie. Ormai, come sembra ben dimostrato nei topi fino alla terza, quarta generazione, oggi cominciamo ad avere qualche elemento di questi effetti transgenerazionali legati ai cattivi stili di vita dei padri o all'esposizione dei padri sui figli, o oppure quello che ben sa pure Egidio, i soggetti che hanno avuto appunto un'iniezione intracitoplasmatica per infertilità, diciamo, del loro padre, i figli stanno peggio dei padri. Per cui fondamentalmente non mi meraviglia quello che tu stai dicendo, perché il virus è comunque uno stress, una condizione di stress che in qualche maniera, come caratteristica di vita e come inquinanti, comunque, diciamo così, ha degli effetti. Poi soprattutto se noi consideriamo che la pandemia ormai riguarda tutto il mondo, e in particolare questa questione, diciamo così, delle aree dove è maggiore la pressione ambientale, e dove si vede che dove è maggiore la pressione ambientale, è inutile che ve lo ripeto, vi è un aumento di incidenza di tutte le patologie croniche degenerative. È normale che gli indicatori riproduttivi sono quelli più sensibili, sono quelli che praticamente ti hanno anche una sorta di predittività di danno, non solo per le correnti, per le attuali generazioni, per le presenti generazioni, ma anche quelle future. Quindi assolutamente questo che tu hai letto, e che forse mi pare dunque di aver capito, ma lo traduco in termini epigenetici, è sicuramente corretto e ulteriormente preoccupante. Certo. Dov'è? Qua ci dobbiamo dare una mossa, perché qua lo Stato, cioè, il problema sai qual è? Che questo benedetto PNRR, io vi invito, guardate, io va bene che sono sempre stato un ambientalista di quelli che ha studiato da sempre, però qua il problema siamo sempre là. Qua dipende dalle politiche, diciamo così, ambientali dei vari paesi, del nostro paese, eccetera. Se noi continuiamo a far finta e fare una spruzzatina di verde, perché quello è quello che si sta facendo, ma non cambiamo in maniera radicale, e lo dico, diciamo così, all'Italia, l'Europa. L'Europa già sta forse più avanti rispetto ad altri paesi, ma qua dove andiamo a finire? E i dati peggiori sono proprio nei paesi, diciamo così, che hanno avuto uno sviluppo tra virgolette importante. Vedi i dati della Cina, vedi i dati, diciamo, dell'India, vedi i dati del Brasile, vedi i dati dell'Africa. Cioè, quelli stanno ancora peggio, perché negli ultimi 15 anni questi hanno avuto una caduta ancora maggiore. Quindi, come dire, quando si parla, diciamo, di crescita della popolazione, e non è così proprio, perché alla fine, se noi andiamo a fare, e ti prego, io semmai vi mando un link molto bello, e che tutti invece dicono, vabbè, in fondo noi siamo 8 miliardi, stiamo crescendo. Guarda che non è proprio così, eh. Non è proprio così. Ci sono ovviamente, in Italia, ci sono i fattori socio-economici che fanno sì che praticamente l'età biologica si sposta, e certamente questo in qualche modo influisce sulla natalità, ma sta di fatto che nei maschi in particolare, ma anche nelle donne, c'è una riduzione della capacità fertile. C'è un maggiore, come posso dire, le condizioni di stress sono tali, da quelle chimiche a quelle fisiche, che stanno, diciamo così, facendo, come dire, riducendo ancora di più l'età biologica e l'età della fertilità. Cioè, per cui facciamo figli entro i 30 anni. Io quello che dico a tutti i miei pazienti, quando vengo 34, 35 anni, no, dovete fare, appena vedo i giovani vogliono fare figli. Sì, fanne uno, due, tre, uno questo all'altro. Ma falli subito, perché il problema è proprio questo qua. C'è una sorta di invecchiamento precoce della... Diciamo, scusate che... se mi sono dato un poco, però queste cose mi stimolano. Certo, certo. Diciamo che abbiamo forse dimenticato qualcosa da dire in questo entourage. Per essere almeno un minimo ottimisti, diciamo che forse potremmo anche promuovere la conoscenza della criopreservazione dei gameti, che alla luce delle proiezioni che abbiamo, e visto che obiettivamente sicuramente sta peggiorando e peggiorerà ancora di più, almeno per un minimo di ottimismo
facciamo anche una campagna di sensibilizzazione per la criopreservazione, così se non ci estinguiamo entro il 2045 avremo comunque delle possibilità di utilizzo di gameti non ancora degenerati fino a questo punto. Guarda, io onestamente sulla come posso dire, la conservazione dei gameti fino a poco tempo fa non ci pensavo, anzi io non la considero un'opzione, però la cosa è preoccupante davvero. E so che comunque negli Stati Uniti si sta spingendo già in questa direzione, in alcuni paesi si sta spingendo in questa direzione. Assolutamente sì, infatti questa è una delle condizioni che noi andrologi dovremmo suggerire e sensibilizzare la gente, il fatto, ecco, per esempio di andare nelle scuole che ora non possiamo fare, eccetera, e veramente consigliare, oltre alla prevenzione clinica obiettiva, ma veramente promuovere una educazione di criopreservazione, non sarebbe da sottovalutare come condizione. Ci mettiamo contro la Chiesa, soprattutto in Italia, vero Domenico? Ma tanto noi andremo in inferno senza... Però possiamo trovare come sponsor Tesla, là, come si chiama? Là? Elon Musk. Elon Musk, ci facciamo sponsorizzare e ci congeliamo tutti quanti. È un'idea, è un'idea. Bene, altre domande? Volevo fare una considerazione io, se mi è consentito. Prego, prego. Per via del discorso che si sta facendo, a me risulta abbastanza singolare. Noi abbiamo parlato nella prima fase di difficoltà a divulgare quella che è il concetto, il criterio della sensibilizzazione della figura dell'andrologo a livello della nostra società e soprattutto non solo a livello della società intesa come popolazione, ma proprio a carico anche dei colleghi. Quindi la grossa difficoltà che diceva appunto Domenico nel poter divulgare e sensibilizzare le persone. Guardate un po' che facciamo fatica a far passare quelli che sono i concetti che Luigi ci ha detto adesso, che non riguardano l'andrologia, riguardano la specie umana. Quindi queste informazioni dovrebbero essere divulgate a livello nazionale sui TG. E se noi guardiamo, la terz'ultima slide, in quella figura, in quel grafico, dove dal periodo post-bellico c'è stato un calo progressivo della fertilità maschile fino al 2017, il trend ci portava verso l'estinzione, in realtà il problema Covid è un problema di questi ultimi anni, ma i problemi sono iniziati prima. Quindi vuol dire che proprio è l'andamento di quella che è stata la società da un punto di vista alimentare, inquinamento ambientale, eccetera, eccetera, che progressivamente ha portato e ci sta portando alla sterilizzazione, perché questo è il criterio che Luigi ci sta dicendo. Ci sta dicendo che noi dovremmo estinguerci entro una certa data. E questa coscienza come facciamo a trasferirla ai cosiddetti organi competenti? E questi organi competenti chi sono? Siamo noi medici o sono le istituzioni che ci rappresentano? Quindi il problema è enorme, è un problema enorme anche di capacità di poter divulgare informazioni che sono vitali non solo per l'Italia, ma sono vitali per tutto il mondo, per la specie umana. La seconda considerazione che volevo fare, in base a quanto è stato detto, facendo i complimenti a tutti i relatori perché sono stati molto chiari e anche celeri nell'esprimere dei concetti anche complessi, sulla multifattorietà anche del problema della fertilità. Noi vediamo sempre un paziente che solitamente va dai 30 a 35 anni in su, dai 30 anni in su per cercare un figlio, e non conosciamo quasi nulla di ciò che ha preceduto quell'età, perché i problemi sono nati prima. Noi vediamo l'esito di tutto ciò che è stata un'evoluzione che ha portato al depauperamento progressivo della fertilità del maschio. E qui subentrano le terapie. E quindi il terzo aspetto era proprio la terapia, le cosiddette terapie primarie. Le terapie primarie stanno nella prevenzione, ma noi facciamo prevenzione oggi come medici? Tutti i medici fanno prevenzione? Il 90% dei medici fanno terapia, non fanno prevenzione.
e noi dovremmo spingere molto di più sulla prevenzione, perché in tal modo riusciremmo a ridurre anche la necessità di fare delle terapie secondarie. Non per ultimo l'importanza anche di che ci diceva anche Edoardo, sull'aspetto diciamo così chirurgico per quanto riguarda il trattamento dell'infertilità maschile. Mi è piaciuto che mi ha sovvertito un pochettino il criterio, anche che io ho sempre avuto, che dopo i 35 anni si pensava che intervenire su un varicocele fosse, si riducesse la possibilità o la percentuale di probabilità di migliorare una situazione seminale, che in realtà non è così, perché ha assolutamente ragione, perché la spermiogenesi e la spermatogenesi sono costanti, avvengono costantemente in ogni fascia di età, è chiaro, con tutte le variabili conseguenti all'età, ma è così. Quindi noi dobbiamo cercare di diffondere la cultura dell'andrologia e secondo me, poi mi sbaglierò, sì, sono importanti i medici curanti, ma sono poco sensibili e lo sono sempre stati poco sensibili. La cultura andrologica andrebbe sposata di più da coloro che si occupano di infertilità di coppia, che sono due figure professionali, gli andrologi e i ginecologi, fondamentalmente. E io, da quando mi sono laureato e ho cominciato a fare l'andrologia, sono 25 anni che la faccio, adesso un po' di meno c'è stata questa apertura, e soprattutto all'interno della nostra società, dell'asilo, ma c'è sempre stato un po' di conflitto e di lontananza tra il lavoro andrologico e ginecologico. In taluni casi addirittura il maschio veniva visitato dal ginecologo, ma in taluni casi succede ancora oggi, a dire la verità. In taluni altri casi non viene visitato per niente il maschio. Queste sono le cose che bisogna portare avanti e soprattutto creare quella sensibilizzazione di collaborazione tra le principali figure professionali che si occupano di infertilità, che sono gli andrologi, gli uroandrologi e i ginecologi. Ecco, scusate, io... Una cosa velocissima, anche perché penso che sia tardi. Marco, hai detto anche tu delle cose molto sensate. Io su quest'ultima parte non sono tanto d'accordo, per i motivi che tutti quanti, chi più, insomma, non siamo nessuno di noi giovincello, tra virgolette, quindi abbiamo affrontato questa cosa e sappiamo che la competizione professionale è cosa. Mentre la prima parte che hai detto mi trovo assolutamente d'accordo, e anche con quello che ha detto Luigi. E allora, come Siru, e voi che siete più giovani di me, che avete più energie di sicuro, potete farlo, e allora bisogna andare veramente sui mass media. Secondo me l'unica cosa, ogni tanto Luigi butta lì un articolo, una cosa, per far capire appunto l'importanza della cosa, non soltanto a livello scientifico, ma a livello di mass media. E di rimbalzo, spero, non è detto, spero che poi alle persone, perché tanto se l'ha detto la TV ci si crede, e allora di rimbalzo vanno poi al tuo ambulatorio, vanno a farsi vedere, ma altrimenti è medio curante, ve l'ho già detto, esperienza, ma credo sia di tutti, non ne può fregare di meno. I pediatri, vi ho detto la mia esperienza, è stato un fallimento. È una cosa di tutti i giorni, quindi l'unico è girare attorno al problema e tramite dei dati come quelli che ha portato Luigi, quegli altri insomma che conosciamo eccetera, far esplodere un po' la miccia di questo problema che per noi non lo chiamiamo andrologico, ma che è di società, è di, certo, così, di ragionamento in generale. Ma in verità fra una quindicina di giorni doveva avere un incontro con Sileri, è stato fissato perché già da tempo fa, perché sullo studio che abbiamo pubblicato su European Urology Focus, quello là sui ragazzi nelle tre aree, Marco a Brescia, Terra dei Fuochi e Valle del Sacco, ragazzi di 18 anni. Sì, me lo ricordo, l'ho visto. Allora, se tu vai a vedere la tabella 2 delle supplementari, tu vedrai che la media della motilità progressiva è al di sotto dei parametri dell'OMS. E stiamo parlando di soggetti selezionatisti, non fumatori, non bevitori, non esposti, sani, sanissimi,
lo stesso indice di massa corporea. Cioè abbiamo fatto una faticaccia bestiale per prendere questi ragazzi, metterli tutti sullo stesso piano. Questi sono i migliori e hanno questi valori. Io ti faccio vedere una parte che noi abbiamo scartato, che valori avevano. Ma la cosa positiva è che la dieta e lo stile di vita e in qualche maniera permette, per quanto possibile, io lo dico sempre, per quanto possibile, e questo abbiamo dimostrato con questo RCT, che in effetti è possibile, come posso dire, modulare l'impatto che l'ambiente e gli attivisti hanno sulla salute. Però ti ripeto, al di là delle nostre, della nostra, diciamo così, cultura individuale, mangia bene, muoviti bene, muoviti, fate queste cose qua, però sta di fatto che qua ci vogliono politiche di ampio respiro che riconvertono veramente l'ambiente in senso proprio ecologico. Come dire, qua bisogna migliorare proprio l'ambiente in sé, perché quello è quello che sta determinando i maggiori, quindi, problemi, al di là degli stili di vita, capisci? Detto questo però sicuramente Domenico, io credo che noi andrologi abbiamo l'argomento degli argomenti, cioè noi abbiamo in mano un'arma potentissima. Quel grafico maledetto, ogni volta che io lo faccio vedere a persone che non hanno, diciamo così, alcun sentore, ti parlo di qualche politico, qualcuno, perché qualcuno ha parlato, cioè quelli rimangono impressionati. Nel 2016, vi ricordate, io fui pure intervistato, fecero una presa diretta, fece una trasmissione, si chiamava Ciao Maschio. Non so se vi ricordate questa trasmissione, presa diretta. Furono intervistati Jorgensen, diversi dagli Stati Uniti, e fu intervistato pure io, stavo io, Mantovani ed altri, proprio sul progetto EcoFood, e il primo intervistato, un americano, quello forte, non mi ricordo come si chiama, disse: guardate, il problema del prossimo futuro è questo. Cioè lo disse chiaramente, noi ci estinguiamo. La trasmissione Ciao Maschio fu molto bella, iniziò così. Allora dobbiamo riprendere questa questione, perché se noi la poniamo, come diceva giustamente Marco, in termini sociali, non in termini stretti andrologici, noi non facciamo nulla. Noi dobbiamo porre la questione a livello mondiale, perché il problema è quello. Nation una settimana fa, in un commento molto bello, ve lo mando eventualmente, cioè ha fatto più o meno le stesse riflessioni: ma dove stiamo? Ma qua non abbiamo capito che qua fa poco finiamo. Infatti una delle condizioni importanti che giustamente stiamo sottolineando è coinvolgere i giovani, ragazzi. Se noi non coinvolgiamo i giovani a far capire questa drammaticità della condizione dell'estinzione, oltre ai social naturalmente, è un problema, perché i giovani, se vengono sensibilizzati in maniera adeguata, ci possono dare una grossa mano, o si possono dare loro stessi una grossa mano. E questo può essere anche un'idea, Egidio, nel senso, certo. È quello che dicevo io, nel senso, allora si fanno delle interviste a Luigi per dire come Siri, non come singoli, e si sparano sui social. Perfetto. Ognuno di noi, uno la fanno a te, uno la fanno a Marco, eccetera, e si sparano una volta al mese, così, facendo quegli announcement, tipo dice che gruppo di persone vuoi che sia interessato, tanto quelli leggono, vedono qualunque cosa, cioè, basta che sia sui social. Già, bravo, proprio così. Quindi proprio sparare così. Ogni tanto, una volta al mese, una volta alla settimana, delle interviste, delle cose con dei titoli eclatanti, può essere un sistema. Chiaramente poi bisogna essere bischeri, come si dice in Toscana, poi bisogna raccogliere, però intercettare la cosa, perché se è chiaro. Se poi lo va sulle pagine giallo, che so io, insomma, dove diavolo è, e trova due bischeri che non sanno manco di che stiamo parlando, e allora chiaramente si fanno figure. Quello che intendevo prima dire, Domenico, mi è sparito Domenico, sei caduto? No, so qua, no, stavo allargando le scarpe. Che intendevo dire prima era semplicemente il fatto che un buon lavoro ginecologico aiuta lo spermatozoo a lavorare bene.
ma anche un buon lavoro andrologico aiuta all'ovocito ad accettare quello spermatozoo. Ecco la collaborazione. Ma tu sei avanti, sei troppo avanti. Ecco, ma quella che non ce ne saranno Marco, tu sei troppo avanti, vero? È quella collaborazione lì che intendevo io. E lo so, ma questo è troppo avanti, appunto. Io sono ma quella va dopo. Ma sono 30 anni che noi andrologi auspichiamo la collaborazione dei ginecologi, però io temo per dire una cosa andrologica, la maggior parte dei ginecologi pensano di averlo più lungo del nostro. Questo è il problema, perché non c'è questa condivisione obiettiva per dire ok, perché che cosa dicono oggi? Ci sono dei bischeri, come dice Domenico, ma lei ha 1 milione di spermatozoi, facciamo la ICSI, che problema c'è? Certo. Però devo dirti la verità, da quello almeno per le persone che conosciamo nella FIRO e anche qualche ginecologo extra FIRO, che io ho la fortuna di conoscere e che collabora e ha capito bene quindi il problema. Il problema è veramente, e quello lo sappiamo, molto più visibile, molto più, come posso dire, si vede, se tu vedi quel grafico fatto vedere, si vede sulla donna, però ora sta cominciando pian piano a uscire che le donne, innanzitutto gran parte di queste, una buona parte va a un menarca precoce, cominciano ad avere una riduzione della riserva ovarica. Cioè questi aspetti che noi vediamo nell'uomo, molto più evidenti, cominciano a vedersi anche nella donna. Allora noi dobbiamo cercare però invece di fare un'alleanza, più che di certamente noi siamo alla punta avanzata, perché abbiamo i dati più visibili, come posso dire, quelli che si vedono meglio, si vedono meglio. Non è che gli spermatozoi tu li vedi, l'ovaio no, cioè per dire, però quello che voglio dirvi è che secondo me su questa questione del calo netto della fertilità, al di là degli aspetti socio-economici, il fatto che ci si sposa più tardi eccetera, cioè noi questa questione, questi grafici, queste cose dobbiamo farle vedere, cioè dobbiamo fare in modo tale che il problema venga ad esplodere, dicendo quello che diceva Marco e Domenico, cioè il problema deve diventare sociale. Ma assolutamente sì, siamo assolutamente d'accordo, speriamo di farcela, ragazzi. Allora devo andare a innacquare l'orto, perché io mi faccio le verdure in casa. Orto biologico, orto biologico, Domenico, orto biologico o biodinamico, meglio una buona fertilità. Va bene, ragazzi. Allora, se non ci sono altre domande e considerazioni, direi di chiudere questo interessantissimo webinar che abbiamo fatto. E speriamo che abbia una ricezione adeguata. Dopo che Gidio, scusa, un'ultima cosa, effettivamente sì, quello che dicevamo prima si può utilizzare anche per i webinar. Voi siete più coinvolti, chiaramente, sia te, Paolo e tutti quanti di me, però spariamola anche quella sui social dell'avviso del webinar, per dire, carino, sì, che tra di noi. Benissimo, questo mi pare un ottimo suggerimento. Un titolo com'era questo, un titolo un po' bello. Certo. Luigi, ne dobbiamo parlare con Carlotta per fare in modo che venga sparato sui social. Va bene. Allora, nel frattempo, visto che ci siamo tutti noi del direttivo, è arrivata già la mail per domani a luna. Va bene, ci vediamo domani a luna. Perfetto. A domani. Una cosa, si può avere la registrazione magari di questo webinar? Ma penso che sia fatta già, penso che sia completa. Sì. Che bisogna chiedere a Carlotta. Carlotta. Parlatene con la sede organizzativa. Perfetto, grazie a tutti. Grazie. Buona serata. Ciao a tutti. A domani. Ciao, cari. A domani, Edoardo. Ciao. A domani. Ciao. Ciao, cari.